Se molte regine a quattro ruote del passato sono arrivate fino ai giorni nostri, lo si deve non tanto ai musei sparsi in tutto il mondo dedicati ai veicoli, quanto a coloro che sono chiamati collezionisti. Le immagini stanno scorrendo sulle Jaguar d'epoca che fanno parte della collezione privata Kölliker, nata dalla passione per l'automobile e per tutto ciò che è bello di due generazioni, quelle di Betty e Luigi Kölliker. Nel dopoguerra, Betty Kölliker, quasi involontariamente, iniziò a raccogliere vetture Jaguar, avute in permuta dai clienti al momento che acquistavano da lui una nuova Jaguar. Spesso egli utilizzava personalmente queste splendide vetture rimesse in efficienza. Nel 1969 decise di esporre al Salone dell'Auto di Torino una Jaguar SS del 1936, che aveva acquistato, su suggerimento dello stesso Sir William Lyons, allora proprietario della casa britannica. Da quel momento la collezione cominciò a prendere forma. Le auto furono restaurate a regola d'arte da meccanici e carrozzieri che lavoravano da anni presso Kölliker, allora importatore della Jaguar in Italia. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Luigi Kölliker, figlio di Betty, decise di dar vita ad una preziosa collezione completando il restauro dei gioielli più pregiati e creando una sala adatta ad ospitarla all'interno di una delle sedi espositive milanesi del gruppo, che oggi però non ha più rapporti con la casa britannica. La collezione fu esposta al pubblico per la prima volta nel 1990 e da allora in più occasioni uno o più di questi gioielli sono usciti dalla sala, in cui sono conservati per farsi ammirare. Le Jaguar della collezione Kölliker sono poco più di 10 vetture, costruite in un arco di tempo che va dagli anni 30 ai primi anni 60. Vi si può osservare, tra l'altro, rilucenti SS, una XK120 con carrozzeria in alluminio per le competizioni e poi una MK1 e una MK5 Cabrio, fino a giungere alle più recenti MK10 e XJ6. Alla collezione si è aggiunta all'inizio degli anni 90 anche la XJ220, una delle protagoniste di questo DVD. Grazie a questa collezione, dunque, potremo restare affascinati a lungo da alcune delle auto da sogno che hanno reso famoso nel mondo il marchio del Giaguaro.